Soma, svegliati, è primavera, signori, siamo tornati, andiamo avanti, dobbiamo scendere nell'abisso. Guarda che bello il Dambat. Dambat, su Dambat, guarda che roba, è fichissimo. Guardalo, è solo che, cari miei, qua la console, non c'è energia. E poi io devo trovare un cavolo di pertugio, perché secondo me servono a curarsi, perché sono messo malissimo. Guarda che roba come zoppo il mio personaggio. E cos'è sto? Ma dai! Ecco cos'è il biscione. Il biscione va qua. Oh yes. Prima il verde forse. Oh, personaggio, non barcollare, Simon. Pronto. Boh, chiusi dentro. Saluti e baci. Sistemi attivi, bello. Esecuzione test. Non va più. Tutti i sistemi, ok. Non penso che direbbe così. Pronto per l'uscita, grazie. No! Ma è posseduto questo Dambat? Ma porca troia, ma perché ci va tutto storto sempre? Che è successo? C'ho la torcia che non torcia. E quindi è andato tutto a mignotte? Porca puttana, siamo chiusi dentro. Lui è caduto, ha sfondato tutto. Ma porca, ma perché va tutto male? Poi perché non ci vedo? Ah, c'è una portina lì. Eh sì. Ah, devo saltarci. Ma riesci a... Oh, che male. Mi sono fatto malissimo. Ah, ma che cretino, la posso avvicinare. Che scemo. È vero che... Ecco. Accendi la lucina, va che non ci vedo. Dio santo, mi sono rotto le caviglie. Però ti devi... Ok. No, ragazzi, ho bisogno di curarmi, oh. E ho bisogno di non vivere sempre questi stacchi dovuti al caricamento delle zone, perché rompono veramente la tensione. Troppo. Piano B, hai guadagnato un trofeo da Regentos. E ci sono due vie qua. Chi è che fa questi rumors? Ah, signori, hanno rilasciato una... un nuovo aggiornamento del software di sistema della Play. Adesso ci sono, c'è la possibilità di streamare direttamente su YouTube dalla Play. Perché no? Faccio qualche prova, magari guardo, c'ho qualche, prima qualche live privata per vedere la qualità. Perché se si deve vedere da merda, io non lo so la mia connessione come potrà supportare una live. Vediamo, magari facciamo qualcosina. Anche un gioco come questo in live potrebbe andare bene. Ti prego, dammi un pertugio. Se c'è un robottino da ammazzare e rubargli energia, non me frega niente. Lo faccio perché ho bisogno. Oddio, eccolo qua. Grazie. Allora, vediamo se questa è effettivamente la cura. Noi siamo messi da culo, vai. Santo lag. Alla grande. Sì, sì, ok. Quindi sono i medikit, quei pertugi lì. Sono evidentemente i medikit. Oh, la madonna. Che scossone ha dato. Chi sei tu? La lore. La lore. Questo sembra un motore. Un motore da trasportare in giro che da grande... Oh, spinottolo. No, ragazzi, ma con quale mano? Vabbè che... Con una teneva questo, quindi con la sinistra ho messo quello. Va bene, dai, facciamo finta. Catherine, c'è uno che ti odia.
Wait, this isn't. Oh no! Wow got to the Dunbab before we did, am I right? Now we did, am I right? Really Texas? Damn it. The Dunbab was our best shot. I was really banking on this to work. Dillo a me. We can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? Down the abyss. If they didn't use the Dunbab, the only other way would be the climber in Omicron. Scalatore like di Omicron. Elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Oh, Simon è diventato, okay. Ragazzi, come in tutti i giochi, no? Parti spaesato. E parliamo dopo. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Sì, adesso lo reggiamo, dai. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Lo reggiamo, vai tranquilla. No, dicevo, come in tutti sti giochi... non tace, non tace mai. Tutti sti giochi, parti spaesato, parti... Oh mio Dio, what happened here? Oh my God. Dopo 3 ore di gameplay sei... Sei il God of War, sei il Ghost of Sparta. Allora, qui c'è da collegare. C'è uno spinotto. Io dico la verità, adoro collegare questi spinotti, però. Pronto. What's this thing? That's just a compound example. The doctor uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, sì. It would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Sì, sì, voglio saperlo anch'io. Mi fanno l'attack, signori. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? E dov'è? Ah, è qui. Era comodissimo. Spengo la luce che magari fa interferenza. Io faccio così e lui fa così, così ci viene il vomito a tutti. Guarda. Che culo. No, ma che cagata è? Sì, 100 tutte. Imagine Reed. Occutorch. Structure gels fuse the whole construction together. Amazing stuff. No, 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 no. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues. Whatever your body is, Imogen Reed. That's disgusting. Don't say that. She was my. She was nice to me. Ah, tua morosina, eh? Ah. Sì, un po' lesbicoccia. Almeno siamo carini. I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. Tu sei il meglio dei due mondi, sano di corpo e di mente. Strano, l'hai letto. Non succede mai. Qualcuno ha commentato una delle mie attività. Mi arrivano delle notifiche strane dopo questo nuovo software. Ah, allora forse li devo attaccare tra di loro? No, perché sono due maschi. Non lo so. Circa 43 bla bla di memoria danneggiata, riconfigurazione, va bene. Che devo fare? Ci sono dei gran tera. Cazzo che texture di merda però. Ok, però questa non mi dice tu? Avvio una simulazione. Ok, oh, sedia! Vai via, madonna. Oh, com'è dura da spostare. Cioè, c'è la forza di un... Sì, vabbè, ciao mouse. Allora, sondaggio. Vediamo i documenti, va. La mia decisione. Ho deciso di finalizzare Ark, il telefono. Madonna, che palle. Boh, sono tornato velocissimo, velocissimo. Ho deciso di finalizzare Ark con le scansioni che abbiamo. Mi dispiace per quanti volevano farne parte, ma non sono riusciti a farsi scansionare prima della sospensione del progetto. Sono 2 mesi che non aggiungo una scansione e non so proprio come potrò mai riconquistare il sostegno che mi avevate dimostrato all'inizio del progetto. Mi dispiace, non volevo certo che i miei compagni si suicidassero, né intendevo ingannare nessuno. Volevo solo riuscire a salvare qualcosa. Catherine, va bene. Cosa rimane?
Applicare il modulo, vabbè, tutte ste robe, non ce ne frega niente. Localizzatore ARC. Allora, noi siamo qui a Theta. Dobbiamo passare da Omicron, Tau. Beh, dobbiamo farli tutti alla fine. Ho paura che non si andrà in superficie. Io voglio vederlo però il mondo. Dai, ti prego però, non è so pesante. Mi sarebbe piaciuto vederlo. La superficie dopo la caduta della cometa. Sondaggio su ARC. L'opinione dello staff è importante, si prega. Ok, cominciamo. Di recente è stato deciso che il progetto ARC sarebbe stato l'ultimo impegno ufficiale di Pathos 2. Lo staff è stato invitato a proseguire il proprio lavoro nonostante le catastrofiche condizioni in cui versa la Terra. E va bene. Credo che il progetto ARC sia il passo più logico verso la salvezza dell'umanità e che dovremmo impiegare tutto il tempo e le risorse necessarie per completarla. Beh, sono d'accordo. Boh, non so un cazzo, sono arrivato qui. Per potersi imbarcare, ogni passeggero deve essere investito da un flusso elettromagnetico usando una postazione di pilotaggio. Queste sessioni di scansione causano nausea e mal di testa. Tali sintomi possono perdurare anche per 3 giorni. Credo che un malessere fisico temporaneo, anche se grave, sia un piccolo pezzo per la salvezza dell'umanità. D'accordo. 3 giorni non morirai mica. Tanto poi la gente si spara, quindi che cazzo gliene frega. ARC è concepita per contenere una sonda Ranger MK7. Ciò significa che potrebbe essere sparata nello spazio con il cannone spaziale Omega e tecnicamente sopravvivere per migliaia di anni sostentandosi con la luce del sole e delle stelle più lontane. Credo che ARC debba decollare nello spazio e lasciarsi la Terra alle spalle. È morta la Terra per il momento. Però abbandonare la Terra. Oh, io lo farei nel senso che a me piace l'esplorazione spaziale. Madonna, quando arriverà. Quando arriverà No Man's Sky. Vabbè, d'accordo, io parto, non me ne frega un cazzo. Parto, parto. Tanto qui. La digitalizzazione dell'umanità è l'opportunità per spiccare un balzo incommensurabile nella nostra evoluzione. Le persone dentro ARC verranno necessariamente generate a partire da un codice genetico esistente, ma quest'ultimo potrebbe subire alterazioni per consentire modifiche estetiche, limitare i danni dell'invecchiamento, addirittura, boh, del tutto d'accordo, va benissimo. Sto da Dio. Le persone ancora vive e disponibili per l'inserimento dentro ARC sono solo 58. Un modo di diversificare ed espandere la popolazione potrebbe essere l'introduzione di intelligenze artificiali dall'aspetto completamente umano, ma con sensibilità semplici e infantili. Continuando ad esplorare la natura dell'intelligenza, potremmo in futuro trovare il modo di renderle più complesse e capaci. Credo che la nostra società potrebbe trarre giovamento anche da umanoidi artificiali di intelligenza inferiore. Sì, sono d'accordo. Poi si incazzano, ci inculano tutti, ma fa lo stesso. Grazie per la partecipazione, ecco come hanno votato i tuoi colleghi. Approvazione ARC, del tutto d'accordo 74. 12-12, io faccio parte del 12%. Tra le stelle per l'eternità, del tutto d'accordo il massimo. Compagni inferiori, siamo a mezza via. Ma chi se ne frega, ma non capisco, non lo voglio. Beh, Get an arc simulation going. sì, mi stai rompendo il cazzo. Allora, in poche parole, noi dobbiamo ricreare come scena la foresta, ambiente foresta, da quello che ho capito. Quindi ci vuole ambiente foresta, gen vegetale o avanzato l'abbiamo messo. Poi dopo il brusio, mettendo il brusio, ci chiede di ricreare queste cose, tipo modello, tipo acqua, però noi siamo. Allora, i due sis sono di qua. C'è fisico atmo, ok, e l'altro è interfaccia scan, che tiene 43, sono piccini, va bene. Poi ci sono invece i del brusio. Acqua e luce. Io metterei però i più piccini, tipo luna piena invece che il sole tiene 66. Cazzo, poi ci dà delle altre cose, che palle! Luna piena, acqua o fiume. Lago tiene un po' meno, metti lago. Poi torniamo con dei sis. Questo è da 40, lo mettiamo.
Questo è 46, lo mettiamo. Madonna, 46 tera per ricostruire bene. Madonna. Sono fatti da paura. Cazzo, ma questi tengono un totale. Forse ci stiamo. Ah! 200. Non ce n'è un altro che vada bene? No. Memoria piena. Porca puttana, ma non ci riesco. Allora, riproviamo. Questo ci vuole per forza della foresta. E il base Soma ci vuole per forza. Allora, cambiamo il discorso dell'acqua. Prima abbiamo messo il lago che teneva meno, mettiamo fiume. Poi luce, facciamo sempre la luna che tiene meno. Proviamo, non so. Poi adesso siamo tutti sul SIS. Quindi, questo tiene poco. Questo tiene poco. Questo tiene poco. Questo tiene poco. Me ne fa due. Oh, vaffanculo, ci siamo. Godo. Godo come uno scrofone. Bravo. Che? Mensi! I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Chi facciamo, raga? Facciamo noi stessi. Dai, facciamo noi stessi, dai. Better not use real data. I don't want to repeat what we did to Brandon. Second that. Vaffanculo. Il dummy, ah, vuole fare col dummy? No, no, io voglio fare, allora fai lui. Voglio le cose inerenti a me. Niente, non possiamo. Allora che cazzo mi dici? Fai il dummy. Facciamo il dummy, che è finto. Che palle. Allora, ora mondiale 000, va bene. Abbia. Quando è che devo farlo? Caricando, sta facendo. Devi mettere in pausa. Non ho capito. Ah, quando viene dummy. Forse. Dopo luna, eh. Ok. Madonna. Che pesa. Avvia diagnosi. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Quindi? Cosa faccio? Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, okay. We should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Beh, ma io ne vorrei fare un altro, però. Non posso. Perché non mi fa fare con gli altri personaggini? Siamo a posto. Leggiamo qua un po'. Sì. Vabbè, allora. Questo è proprio il mio campo, eh. Sì, sì. Contrasmettitore. Power pack. Alimentatore, strumenti, ossigeno extra. Va bene. La squadra, The Crew, guarda. Belle, vedi che sono disegnate a mano queste. Vabbè. Questo cos'è? Eso Tutai Matsu, istruzione per l'uso. Per la tua sicurezza e quella dei tuoi colleghi, indossa la sottotuta in neoprene in imbracatura completa. Controlla se sono presenti danni invisibili, ma... Ricordi fondamentali: non trattenere il respiro, non restare fuori troppo a lungo, non scendere troppo in profondità, non immergerti con attrezzature in avaria. Tocca il pulsante blocco sul bracciale se sentirai il rumore della tenuta ermetica che viene inserita. Ma che palle, che pesantezza. Tanto siamo dei bot. Noi siamo dei bot. Andiamo qui. Ah, ma devo prendere l'Omnitools. Andiamo. Vai. Grazie. Un po' di disinfettata. Oh, che bello, Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Basta però. Cribbio. Signore. Omnitool, Omnitool, Omnitool. Mm.
Cadaverini! C'ho anche una cosa che... Ecco, dobbiamo sfondare, ma... Solo? Solo? Allora, tu... Ma sì, con un barattolo. Si sfonda col barattolo, mi stai dicendo? Ah, ecco. Beh, dai, almeno queste cose sono veritiere. Io apro qua. Ah, c'è anche un pertugio dei nostri. Quindi adesso non lo utilizzo, però. Beh, dai, vi trovo bene, però. Devo dire la verità. Dammi questo è potente. Dammi la bobina! Cristo, ma perché sei un po' stronzo? Arriva la bobina, guarda, Pa! Ma non la rompe neanche la bobina? Sì, vabbè, ma che cazzo è? La forza proprio di un uccellino questo qua. Non possiamo prendere nulla qua. Ci sono solo bobine, pezzetti così che sono leggeri. Ma sta arrivando qualcosa mentre io faccio il coglione, perché sento dei versi un po' indecenti. Tu cosa fai? Nulles. Nulles. Dai! Chi è che pianta le chiavi malamente? There's something not hooked up right. Non lo so cosa sto facendo giù. No, ma ci vuole qualcosa qua in mezzo, Something's missing. Esatto. Sentiamo il data buffer, va. Stromeia. It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. Figa grande. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Ho salvato il capo e gli altri, è grande. È quello che è morto là. C'è il cadavere lì dentro la stanzetta. Io voglio andare da quel cadavere. Basta, dai. Io vorrei veramente andare da quel cadaverozzo, però non mi fa aprire. Che versi. C'è comunque qualcosa che verseggia. Tu sei pesante? Eh sì. Ma che? Da quale porta le possiamo anche... Qualcosa sfondata qui. Sala riunioni, vai. Oddio. Non se la passavano bene comunque. Anche prima. Proviamo con questa. Con una scranata riusciremo. La famosa la scranata. Ma ho sbagliato stradissima io. Mamma mia. Ci vorrebbe un estintore. Ma dove cazzo... Dove siamo finiti? Ci stiamo perdendo male. Oddio, quanta roba che c'è da visionare qui. E vacco, che schifo. Gel strutturale. Difficult to
Ah, è vero, sì che l'avevamo trovato. Cioè, gli occhi abbiamo trovato. Beh, vabbè, si è fatto, si è tutto fottuto, dai. C'è un bel cagame. Ma tu come fai a essere ancora vivo? Guarda. Sempre sto Buddha. Bah, che brutto. Diamo un occhio qua. Ehi, che... Merda, no, sta arrivando qualcuno. Sta arrivando qualcuno, qualcosa qua, santo Dio. No, ma quanto fai cagare? No, 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 ma no, ma sì, ma... Adesso ho bisogno del pertugio. Poi non ho capito neanche sta cosa. Cioè, lui ti fa male, poi se ne va. Noi siamo messi da culo. Allora, intanto che siamo qui messi da culo, proviamo a leggere. Terry Akers, uno dei peggiori casi che io abbia mai visto, probabilmente è tutta colpa sua. Si è accecato, si è intasato l'interiore col gesto strutturale, sarebbe un miracolo se si risvegliasse dal coma. Mi ha fatto ripensare a quell'assurda storia di Art su quello che è successo a Lambda. Forse Wow è davvero capace di cambiare e ricostruire il corpo. Art, Vanessa, 28. Considerate circostanze, Art sembra in discreta forma, solo lividi e una lieve ipotermia causata dalla lunga camminata. È stata l'unica a tornare a questo, rende difficile convalidare la sua versione dei fatti. Yes. Chan, Catherine. Come al solito Chan è iaconica e fa del suo meglio per sfuggire agli sguardi. Non vuole rimanere qui, ma Stromeyer richiede un'altra valutazione. La Chan non è ostinata né disonesta, ma preferisce non parlare se non ce n'è bisogno. Si rapporta difficilmente con le persone, compresi i dottori. Catherine Chan ha un carattere debole, è la vittima perfetta per soprusi e sopraffazioni altrui. È un topolino spaventato e non voglio agitarla, quindi ce ne restiamo seduti in silenzio a passare il tempo. Però strano, perché sembra molto diversa da com'è con noi. Conrad è morto, si è fritto il cervello con Vurem, è vero, l'abbiamo letto, che se l'è costruito, ok. Chiaramente un altro fanatico della continuità, ok, per entrare in Ark. Allora, il pertugio. Cosa c'è qui? Ok. Questa che cos'è? Sta roba, sono tutti vari esperimenti. Ma cammina nei condotti come l'alien, cavolo, ma copialo di più Alien Isolation quando riesci. Urca, questo mi serve. Cosa da fare? Sopravvivere al progetto Ark, impedire alle persone di ammazzarsi a vicenda, mandare via C e la squadra, tenere la gente sicura, godersi il resto dell'apocalisse. Demente. C'è un cazzo. Cos'è questo? Lansky Master Fogenbass. Vabbè, tanto noi non è che ce ne freghi tanto, eh. Hackers non è solo, almeno tra creature proxy, controllare, sigillare porte e scendere al piano di sotto, minchia. Craxi, eh. Quel Craxi lì si è portato tutte le bestiacce. Ma tipo, no, solo la roba con le crepe. Ah, si infila anche da quei robi lì. Ma il problema, raga, è che io, oltre a curarmi, devo ricordarmi dove diavolo era quel finestrone. Allora, signori, facciamo una cosa. Per questo appuntamento ci salutiamo qui. Ci rivediamo nel prossimo episodio. Continuiamo la nostra perlustrazione di questa zona fica. E cerchiamo di andare avanti a raggiungere Omicron. Io vi ringrazio come al solito per le visual. Fatevi sentire e condividete i video se potete. Ciao a tutti e grazie.